L'azienda è Luca Finocchio, Fabiana è la figlia di Luca e insieme propongono questo miele straordinario. Sì, il nostro miele sono circa 20 anni che viene premiato a livello nazionale. Nel 2015 abbiamo ricevuto un boom di premi dalla Zise a Montalcino a Castel San Pietro Terme. I mieli più premiati al primo posto a livello nazionale sono stati il miele di ciliegio, il miele di melata di bosco e il miele di arancio. Inquinamento, particolari malattie mettono in pericolo le api. Come fate a fronteggiare questi problemi? E monitoriamo tutti i giorni le nostre api per evitare appunto che ci siano problemi e per fare in modo di produrre un miele di alta qualità. In questa fiera proponiamo il nostro ricco paniere di prodotti, 14 gusti di miele, 7 mieli aromatizzati naturali, una linea studiata soprattutto per i più piccoli che è la linea Orsetto Io, che è un packaging molto carino e oltre ad essere molto bello il vaso c'è la possibilità di riutilizzare il vaso, quindi non buttarlo, non gettarlo, anche perché noi siamo anche una fattoria didattica e quindi ci teniamo molto a promuovere anche questo aspetto. E poi c'è la linea Alfa Miele con un packaging molto elegante e innovativo, soprattutto studiata per l'esportazione. Presidente William Di Carlo, siamo a Sulmona, naturalmente dal Cibus 2016, i confetti sono la tradizione, ma c'è anche qualche novità. Sì, c'è una novità perché abbiamo introdotto una linea di mandorle salate che sono, se vogliamo, antitetiche al dolce. Però alla base c'è la materia prima, la mandorla, che sappiamo lavorare da sempre, la tecnica di lavorazione è la stessa della confetteria e da qui quindi il passo è stato breve nel sostituire lo zucchero con il sale per creare una nuova linea di mandorle che si chiama Storie di Sale. È una proposta che ha già conquistato molto consenso. Ce l'aspettavamo perché è un prodotto sicuramente che ha delle caratteristiche un po' inedite, perché abbiamo aggiunto ad una mandorla tostata non soltanto del sale ma anche degli ingredienti come ad esempio il peperone che viene essiccato, polverizzato e la polvere di peperone applicata sulla mandorla insieme ad altri ingredienti molto sfiziosi come ad esempio i capperi, il basilico. C'è quello al tartufo, c'è quello con il pomodoro e il basilico, insomma ci siamo divertiti a creare una linea nuova di prodotti molto interessante. Mi chiamo Anna. Anna Iannetti, sono titolare dell'azienda Scoop Oats con Adriano Cicconi. Abbiamo da quasi 40 anni questa attività in montagna a Valle Castellana. Come la facciamo conoscere la nostra regione? La facciamo conoscere tramite le radici. Io qui porto addosso una collana fatta di radici di genziana e raccontiamo al contempo le radici del territorio e le radici della nostra vita, perché le radici di genziana sono... le nostre montagne sono piene di radici di genziana, ma anche le nostre colline sono piene di radici di liquirizia. E quindi noi raccontiamo il territorio producendo genziana, producendo liquirizia, producendo anche amari, facendo l'amaro in fondo è una miscela di erbe e mio marito sin dall'età di 10 anni faceva questo amaro Scoop Oats ed era una miscela di erbe dei Monti della Laga e noi ci portiamo anche i nostri figli in fiera perché chiaramente con le radici noi vogliamo raccontare la storia della nostra, la tradizione della nostra famiglia. Abbiamo pensato anche di avventurarci nell'area della mixologia, che è un'area abbastanza difficile perché comunque noi non siamo mixologist, tantomeno peraltro futuristi, e quindi in collaborazione con un bartender di fama nazionale, Davis D'Ercole, abbiamo pensato di fare dei cocktail che possano essere fatti anche ovunque, quindi abbiamo proposti anche a Londra, l'abbiamo proposti fuori, però allo stesso tempo siamo tornati sempre anche alle nostre radici, alle nostre origini. Siamo in collaborazione con un forno di Rocca Santa Maria, abbiamo fatto un cantuccio e per la teoria del cantuccio di vino sta il vino, il cantuccio di genziana sta la genziana, quindi un'etichetta pura, pochissimi ingredienti, tutti di alta qualità. E noi riusciamo a fare questo, abbiamo fatto della cioccolata con un equilibrio di genziana, niente di più, siamo questo, noi siamo Scoop Oats,
Cosa significa la parola scoppozzo? Significa schioppare, cin cin, brindisi, lo stare insieme. Noi qui siamo insieme a tantissima gente, siamo insieme sempre, quindi ci fa piacere stare con tutti. A rappresentare il codice Citra, il Cibus, c'è Enzo Mariani. Qui c'è una linea che avete recentemente presentato, Efferzo, che è poi mirata ad un segmento di mercato che è l'Horeca. Esattamente, al Vinitaly abbiamo, nelle tre giornate del Vinitaly abbiamo fatto tre lanci nuovi destinate a un mercato prettamente Horeca, come la nuova linea Efferzo, che è questa che abbiamo qui sul nostro banco, e un segmento alto destinato, come dicevo, al mercato dell'Horeca. Poi abbiamo fatto anche un metodo classico che abbiamo lanciato, come dicevo, al Vinitaly, e per la prima volta abbiamo anche, diciamo, siamo andati a toccare un segmento nuovo come quello del biologico, tant'è che abbiamo lanciato una linea biovegana. Questa linea biovegana che, insomma, è stata al centro di anche un accordo col Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise. Sì, si è fatto, è una linea molto particolare perché abbiamo sposato, oltre al discorso biologico e vegano, anche tutto ciò che è intorno, cioè l'ecosostenibilità. Quindi abbiamo una bottiglia leggera per risparmiare un tot di CO2, abbiamo un'etichetta senza solventi, un tappo riciclabile, totalmente riciclabile, ma siamo andati oltre. Appunto per dimostrare l'attaccamento al nostro territorio abbiamo sposato dei progetti col Parco Nazionale d'Abruzzo ed evolviamo un tot di ogni bottiglia venduta ai progetti del parco.